nostro racconto è fatto di testimonianze, canti popolari e canzoni come La leggenda del Piave, a cui Toni Cosenza si è ispirato per il suo Vi racconto e canto E a Mario. E allora diciamo subito un rapporto di E a Mario, quello, il rapporto artistico con Salvatore Di Giacomo ed anche con Benedetto Croce, entrambi interventisti poi contro la guerra. Rapporto che si realizza quando Di Giacomo concede a E a Mario di musicare alcune sue poesie. La molla scatenante della reciproca stima è in una canzone di Di Giacomo, molto amata da E a Mario. Sicuramente una delle canzoni più belle della storia della canzone napoletana. Era da maggio cade a non si a schiocca schiocca lì c'era se rosse fresca era l'aria e tutta la luce ardina profumava da rosa cento passi. Era da maggio, io non me ne scordo, una canzone cantava ma due voci. Ciò tempo passa e chiuma nel licore. Fresca era l'aria e la canzone dolce. E diceva core mio, cuore mio lontano vai, tu me lassi conto allora, chissà quando tornerai. Rispondevi io tornerai, quando torna di rose, si stuccia torna magia, pura magia stonga qua. Si struciora, torna a maggio, pura maggio io slonga ca. E sotto l'unato muoco mano a voi, cantiamo insieme lo motivo antico. Passa lo tempo e l'uomo non sa volta. Mamma lo vero no, non vado mica. Dote bellezza mia, ma innamoraia, si dà il cuore d'annanza la fontana. Ma quella dinta non so secca mai, è ferita d'amore non si sana. Sana casa si se fosse gioia mia mi sa stare a fare a guardare te io non star lì e ti dico come come cuore mio torna di su torna maggio torna amore fatta che vuole che tu. Torna maggio, torna amore, fa da me che poco può. Torna maggio, torna a
Natale in trincea. Uno dei momenti più attesi era l'arrivo del corriere postale che portava notizie da casa e a cui affidare una lettera, una cartolina, uno scritto, i propri desideri, le proprie speranze, i propri stati d'animo. Ogni notte mi sveglio dopo aver sognato di essere con te, con le mie bambine. Mi chiedi dove sono, come sto, se mangio abbastanza. Ti dirò che in quanto a star male, peggio non potevo capitare. Si vive alla giornata sapendo che da un momento all'altro... Sai com'è? Siamo isolati da tutti e da tutto. Anche le notizie sono rare. Corre voce che censurino la posta. Qualche volta parlo col cappellano, una brava persona. Dice che domani, dopo la Santa Messa di Natale, tedeschi permettendo, avremo un rancio speciale. Chissà cosa. Non voglio neppure immaginarlo. Ma da voi come va? Qui nevica e piove da giorni. Fa un freddo terribile. Lavarsi è impossibile. Sono 2 settimane che non mi spoglio. Per stare più caldi si dorme sdraiati per terra uno accanto all'altro. Sì, è proprio un bel Natale. Mario. A Mario come sinonimo di mandolino, lo avete sentito. Tutte le sue canzoni le compose con un mandolino dimenticato da un cliente di passaggio nella bottega di barbiere del padre. Di famiglia poco agiata, era autodidatta. Lo zio Agostino gli insegnò a leggere e scrivere. Un giornalaio lo sostenne negli studi, commosso dal ragazzo che si fermava a leggere i titoli dei giornali e delle riviste. Si commuove, gli mette a disposizione libri e giornali, gli paga il treno per l'audizione al giornale di Genova, dove gli viene affidata una rubrica tutta sua. Intanto scrive canzoni, mi scrisse veramente tanta. Fu assunto alle Regge Poste, addetto ai telegrammi, dove un giorno capita il famoso maestro Segre. E a Mario lo riconosce e gli fa: maestro, le vostre musiche sono belle, ma le parole sono brutte. E scrivetemela voi una bella canzone. Se poi mi piace, ci metto la musica. E così nacque la prima canzone, Cara Mamma, e fu un successo immediato. E a Mario non divenne mai ricco, malgrado 2000 canzoni scritte, tra cui La leggenda del Piave, Due paradise, Balocchi e profumi, Vipera e Canzone appassionata. Un albero bice di laggia pianta che scende la coppina con dolore. Una vandagata già me la spezza e tutti fronna cagnano colore. Canta sul ge frutta e tutto quanto erano dolce e so fatta ma ho paradiso giù in otta mante e cosa amare tiene la chiucata e amare come si te voglio bere, te voglio bere. Fai morire, te voglio bene, te voglio bene, tu mi fai morire. Era come un canario innamorato, stupido che staglia in matine sì, scende di che non mi sta scedato. E non canta manca primavera, voglio bene non mi fa felice, forse stanci la destina è scritta, mai pensa che anche tanti che dice, non so come hanno cuore, ma sto zitto, ma sto zitto sì, te voglio bene, tu mi fai morire, te voglio bene. Tu voglio bene, tu mi fai morire. Chiaglia panno recato chianto mio, dita la festo chianta sta raccuando. Schioppa una bella rosa e popolino, a chi mi ha fatto chiangere ciamando. La dica rosa mia, domo per tuo,
si scarpa sarà senza coscienza, fatice da tutti notannante, fa bene e decide, ti fai male, pensa c'è buona, sì, ti voglio bene, fai morire, ti voglio bene, tu la fai morire. Sì, fuori programma, volevo solo dire due parole. Io ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere Mario perché mia mamma a Napoli, per tenermi buono dopo la scuola, mi portava dallo zio che aveva una tipografia. Un cliente della tipografia era il Commendatore, alias Giovanni Gaeta, che poi lo pseudonimo ha usato è a Mario. E a Mario, siccome arrivava un giorno sì, un giorno no con le poesie, e dava diciamo anche un po' di impaccio alla tipografia, allora me lo affidarono, siccome io ero diventato bravo addirittura a comporre, non la musica, con i caratteri, dice vai vai Commendatore, Tony c'è un Commendatore, vai vai vai, e diventammo talmente amici, io ho imparato a leggere e scrivere in napoletano grazie a Mario. Poi a Mario mi doveva anche cresimare, poi purtroppo morì e le cose sono andate. Io ho pensato per tutti questi anni di niente, molto legato a Mario, di prendere lo spunto che mi ha dato anche prima a Antonello Falcone, il generale dei Granatieri, poi il generale di Assoarma, Mario Buscemi, e adesso siamo qui e devo ringraziare anche e soprattutto il direttore nuovo che ho conosciuto, una persona che molti anni fa abbiamo fatto anche dei programmi insieme in Rai, una persona veramente squisita, Roberto Giulia. Dire che E.A. Mario fu licenziato dalle Poste perché scriveva le sue canzoni sulle cedole dei telegrammi, poi fu riassunto dopo la leggenda del Piave. C'è un episodio che la dice lunga sulla sua onestà. Fu invitato dall'allora presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, a scrivere una canzone per un inno per la Democrazia Cristiana. E lui rispose: non agisco su commissione, le mie canzoni nascono dal cuore. La leggenda del Piave, dopo 3 anni, smise di essere inno nazionale. Mamma carissima, pochi minuti prima di andare all'assalto ti invio il mio pensiero affettuosissimo. Un fuoco infernale di artiglieria, di bombarde sconvolge il terreno intorno a noi. Non avevo mai visto tanta rovina. È terribile. Sembra che tutto debba essere inghiottito da un'immensa fornace. Eppure col tuo aiuto, con l'aiuto di Dio da te fervidamente pregato, il mio animo è sereno e farò il mio dovere fino all'ultimo. È una di miliardi di lettere, circa 4 miliardi spedite fra il 1915 e 1918, con punte di 3 milioni al giorno, una grande quantità di carte, ma non solo questo, di sofferenza. La fitta corrispondenza provocò una vera e propria carestia, termine associato generalmente alla mancanza di pane, che quando arrivava a 15-20 gradi sotto zero non si tagliava neanche con la baionetta. Non ne parliamo di questa guerra che sarà lunga l'eternità, per conquistare un palmo di terra quanti fratelli sono morti di già. Fuoco e mitragliatrici, lo senti il cannone che spara, per conquistare la trincea Savoia si va. Trincea di raggi, maledizioni, quanti fratelli sono morti lassù, finirà dunque questa flagellazione, di questa guerra non se ne parli più. Monte San Michele, bagnato di sangue italiano, tentato più volte ma invano, Gorizia pigliata. Dal Monte Nero al Monte Cappuccio, fino alle alture di Doverdà, un reggimento più volte distrutto,
si va. Lucilla Galeazzi, Tonia Mauro al mandolino, Michele Ascolesi alla chitarra. Se la vita in trincea era dura, l'assalto era un incubo. L'esistenza in quella buca nera era rischiosa, ma diventava quasi accettabile se confrontata con l'assalto. Uscire dalla protezione della trincea, scrive Mario Silvestri, Mi Sonso 1917, e lanciarsi nel vuoto verso le armi che sputavano fuoco, secondo uno schema studiato da mesi, era terrorizzante. La sopravvivenza era determinata da fattori puramente statistici. Il non trovarsi sul percorso di una pallottola era un miracolo. Una decimazione ripetuta più volte, spaventosa, dato che alla fine di ripetuti attacchi solo piccoli gruppi di superstiti si guardavano smarriti e allucinati. Tutto ciò toccava il limite delle possibilità umane. Ogni volta che il soldato era sottoposto a simili prove, perdeva parte della propria personalità e parte della capacità di intendere e di volere. Dopo queste esperienze, il giovane combattente era trasformato in un essere psichicamente malato, tanto da rischiare la pazzia. Partene bastimenta, Peter assai lontana, cantano a borda sonna napolitana, cantano battramente, o golfe già scompare, piano la mezzo mare, non poche Napoli alla favore, Santa Lucia lontana te. Quanta malinconia, se giro un mese, se va a cercare fortuna, ma quando spunta luna, lontana Napoli non si può stare, lontana Napoli Santa Lucia tu tiene solo un po' di mare, ma più lontana stai e più bella plana, io canto di sirena che adesso ancora è rezza, torno un po' ricchezza, c'è nata una volancia l'ombre, Santa Lucia lontana quanta malinconia, se la cerca fortuna, ma quando spunta luna, lontana Napoli non si può stare, ricordai me, quanta ricordi, io ancora non lo so, nemmeno per canzone, sente una voce sola, si mette a chiamare calotto, Santa Lucia lontana, quanta malinconia,
lontana Napoli non sono stato. Lontana Napoli non sono stato. Non deve meravigliare, siamo in un luogo sacro, per la musica, questa contaminazione caraibica brasiliana, perché io ho ascoltato questa canzone in una fazenda brasileira da un gruppo di italiani che stavano lì da 40 anni e con 3-4 ragazzi brasiliani e si misero a cantare per omaggio a noi. E fecero questa cosa e io mi è rimasta talmente così nella testa, tant'è vero che mi sono scusato con Italia Gaeta, la figlia del poeta, lo scorso anno che abbiamo fatto questa cosa nella Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli, e ne ha parlato molto bene, dice papà avrebbe gradito. L'apporto delle volontarie della Croce Rossa fu importantissimo. Vedere le signore bianche, così chiamate per il colore della divisa, per i feriti era un sollievo. Ricordiamo allora una famiglia di Pianella, città dell'olio e della rusticella d'Abruzzo, i marchesi Gesualdo, Silvina e Luigi De Felice, per le molte decorazioni ricevute a vario titolo. Gesualdo, il capostipite, fu medico insignito di medaglia d'oro per l'opera prestata durante una violenta epidemia di vaiolo. Silvina, infermiera ed ispettrice volontaria della Croce Rossa, portava sul berretto ben 4 croci, una per ogni anno di guerra. Luigi, figlio di Silvina, ferito in prima linea mentre dirigeva l'ambulanza 85, la più gloriosa unità di soccorso da guerra, ebbe sotto il suo comando importanti encomi. Silvina De Felice, mamma di Luigi, meritò la stella commemorativa di Fiume firmata dal comandante Gabriele D'Annunzio, il quale, invaghitosi della giovane, le dedicò anche un carme alla signorina Silvina. Oltre ad essere brava come infermiera, Silvina sapeva cantare ed aveva un repertorio napoletano che spesso eseguiva negli ospedali da campo per tenere alto il morale dei feriti che a loro volta l'amavano. Ninna nanna, ninna nanna, er pubetto la zinna, dormi dormi cocco bello, se no chiamo farfarello. Farfarello è Guglielmone che si mette a pecorone. Guglielmone c'è Beppe che sarà con le zeppe è un impero, mezzo giallo e mezzo nero. Dormi, dormi, piglia sonno, che se dormi non vedrai tante infamie e tanti guai che succedono. Gente che si scanna per un matto che
se vanno i complimenti, torneranno più cordiali i rapporti personali e riuniti tra te loro senza l'ombra di un rimorso ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo coglione risparmiato dal cannone. Grazie, ragazzi. Andando in giro per guerra, come io ho fatto per 24 anni, dal 90 al 2014, poi mi hanno portato dentro a comandare, io dicevo, ma voglio restare fuori, ma voglio restare per strada. Ma perché? Perché andando in giro si raccolgono tante storie sui fronti, storie che spesso sono storie di eroismo e di solidarietà, vanno raccontate. In Italia in passato non lo abbiamo fatto come avremmo dovuto, abbiamo raccontato solo quello che ci conveniva raccontare, invece ci sono tante storie di eroismo ancora oggi dei nostri militari, degli uomini che portano le divise, che vanno raccontate in televisione, io lo dico sempre, perché sono storie delle persone che sacrificano la vita per noi, questo è una cosa enorme. Gli atti eroici di solidarietà, basta pensare alla Croce Rossa, anche Medici Senza Frontiere. Allora facciamo un salto nel tempo, al primo novembre del 1918, siamo sul finire della guerra, quando due ufficiali della Regia Marina affondano le corazzate Vin e Viribus Unitis, orgoglio della Marina Imperiale Austro-Ungarica. Sono i sottotenenti Luigi Rizzo, siciliano di Midazzo, e il tenente medico Raffaele Paolucci, romano, entrambi in medaglia d'oro e pluridecorati. Serio, preciso e anticonformista Rizzo, insofferente verso l'estetica di D'Annunzio e contro l'odiata guerra, antifascista e abile nuotatore, Paolucci, tenente medico con ben 3.000 interventi chirurgici all'attivo, persone che si erano date da fare, insomma. L'impresa dei due volontari italiani, realizzata con MAS 15 e MAS 16 nel porto di Trieste, durò solo un quarto d'ora, studiata però per due lunghi anni, appostamenti, fallimenti, tentativi. Boom, la tragedia che però avrebbe potuto essere evitata perché è avvenuta 8 ore dopo la resa dell'Austria che l'Italia non aveva ratificato ancora e di cui Rizzo e Paolucci erano ignari. Risultato 300 vittime, tra cui Gianco Vukotic. Gianco Vukotic era il comandante della Viribus Unitis. Oggi l'ancora della corazzata è esposta sul Lungotevere a Roma presso il Ministero della Marina Militare, mentre lo sperone della VIN, una volta recuperata la nave, fu regalata a D'Annunzio per il suo vittoriale. Il Girizzo prese parte anche alla Seconda Guerra Mondiale, ordinando tra l'altro l'affondamento di navi e transatlantici per non farli cadere in mani tedesche. Per questo fu arrestato dalla Gestapo e internato nel campo di prigionia a Klagenfurt. In base alla normativa sulle leggi di guerra, Rizzo e Paolucci ricevettero in premio 1.300.000 euro. Gli stessi, sapute le precarie condizioni della famiglia Vukotic, decisero di donare in parte alla vedova del comandant quello che avevano ricevuto, un gran bel gesto dei nostri eroici militari. I soldati in trincea non parlavano l'italiano, ognuno parlava il suo dialetto e spesso era una babele in cui nessuno comprendeva niente. I soldati, oltre che soffrire, tutti lo sappiamo, si erano anche portati degli strumenti nelle trincee e nei momenti in cui non c'erano le battaglie suonavano, cantavano per tenersi sul morale. E c'era una canzone che cantavano i siciliani che nessuno capiva. E allora il tenente Cassarà, che era nato a Mondello, mi spiegò che quella canzone, Vittina Crozza, era una canzone di guerra, sì, perché tutti ci facevano un piccolo inciso allegro, ma non aveva niente di allegro, che la crozza era la testa di un morto, e che parlava sopra un fusto di cannone,
che non è un cannone ma in realtà era una torre, e la crozza a quel punto cominciò a parlare. Probabilmente la testa, quella recisa di un condannato, esposta a qualche monito dal lato di una torre, così come anticamente si usava. Thank you.
desideri. Soffrivano poi e non stare lì, mi hanno una parola che no. Cosa mi si permette, noi la mamma salutare, si da pazzi che decide, non volete restare qua. Anche questa è piena a Mario, lo ha detto Sandro Pedrone, 2000 canzoni, non è mai diventato ricco e viveva in una casa d'affitto, ho detto tutto. Posso dire una cosa? Io lo accompagnavo al tram perché aveva una certa età, allora mi dicevano: Tonino, va, accompagno il commendatore, e io con la pazienza accompagnavo il commendatore. All'angolo di Mezzocannone all'università c'era un bar che si chiamava Bar Mezzocannone, lui mi guardava, siccome avevo un po' di diabete, e diceva: che dice, ha una pastarella lui, l'avevo visto, cioè, vabbè, comprava 6 dolci per i nipotini, per i figli, e dove ce la mangiavamo, questo pacchetto io lo portavo al tram. Un giorno, mentre mi raccontava delle cose, perché aveva una cultura incredibile, era autodidatta ma di una cultura incredibile, mentre parlava arriva il numero 3, il tram, e lui continua a parlare. Allora sale a volo sul tram e si scorda le paste in mano mia, urla, è successo via di Dio, insomma l'ha fermata nel tram e io gli ho dato le pastarelle. E a Mario. Da una lettera del 12 maggio 1916 dell'allora ventenne Nicola Squitieri, tenente dei Granatieri di Sardegna, eroe della battaglia del Monte Cenere. Festeggio, carissimo papà, il giorno del tuo onomastico con maggiore solennità degli altri anni. Sono lontano da voi, ma vicino con lo spirito. Resto quassù a compiere il dovere di buon italiano e di buon cittadino. Desidero che, come io sono fiero di appartenere all'esercito ed in particolare al corpo dei Granatieri di Sardegna, tu lo sia di me. Sta pure contento di aver dato un buon braccio alla patria. Sono felicissimo perché appartengo al corpo più bello e valoroso dell'esercito, perché ho superiori e dipendenti che mi vogliono bene, soprattutto perché faccio il mio dovere, e ciò lo debbo a te, carissimo papà, con l'esempio della scuola dove mi hai cresciuto. Il giovane tenente fu ferito e catturato proprio lì sul Monte Cengio, per poi essere trasferito ed imprigionato per 2 anni nei famigerati campi di concentramento di Sigmund e Mauthausen. Liberato dopo la guerra, rientrò a Napoli svolgendo brillante carriera di avvocato, ma a 32 anni morì di setticemia. Sarebbe bastato un po' di penicillina a salvarlo, non c'era ancora la penicillina. Un illustre giureconsulto volle così ricordarlo. Nicola Squitieri rappresentava una delle più fulgide speranze del foro napoletano, quando la morte lo ha strappato alla nostra ammirazione di colleghi e al nostro affetto di amici. Noi salutavamo in lui uno dei sicuri continuatori delle grandi tradizioni forensi di Napoli. Firmato Enrico De Nicola. Chiedo parati, dice il tuo capitano, in una faccia e tannanza, vuoi prima per partire, dice a te, ma lontano, perché senza speranza mi hai fatto assai soffrire. Quando dice tu capitano bravo, tutti soldati fossero così, scurno se pesa a te la pensava, caglieva per morire, no, pa patria per te. Oh,
tutti i combattimenti e mi manava l'era che un anza per cadere attento a te dicevano tenendo che la coraggio vera ma pensa pure a te mo so sergente e luce una medaglia con la stupietta con un turno tu io possa te cadita una battaglia per te maggio con tu no pa patria per te. Che fui tirata a sorte, spirai dicendo, poi ma vint'anni e po' m'aveva confidata che si scansava morta, tornava per sposare. E so tornati a canso attata, ad un mare ci sta mancati, torna tu me scordate ciò passata, che a favore mia vostra in patria va a te. Torna tu me scordate ciò passata, che a favore mia vostra in patria va a te. Volevo anche ringraziare Nicola Spitieri, che è il nipote di quel granatiere citato da Sandro, medaglia d'oro, che è il presidente dell'Associazione Internazionale Guido d'Orso, associazione per le eccellenze meridionali, che poi che praticamente porta avanti il mio discorso come vi racconto il canto è a Mario. E niente, volevo anche ricordarlo perché va fatto. Grazie. Dicembre 1917. Nell'avanzata di ieri, giorno di Santo Stefano, ho visto tutto ciò che mi restava di vedere dalla guerra. Ho visto un bombardamento che ha incretinito tutti, il nemico e anche noi. È stato un attacco con centinaia di soldati atterriti, sporchi di fango fino agli occhi, pazzi di terrore. Alcuni di loro buttavano le armi e ci tendevano le mani cercando di farci capire che non era la loro guerra, che loro non c'entravano niente, che loro non erano austriaci, ma erano serbi, romeni. Con i feriti che urlavano, piangevano e pregavano. Maledetta guerra. Mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane, e dovente ognuno si partì sotto l'acqua che cadeva. Gridando assassini!
sarete un dì. Cara moglie, che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel coro. Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Thank you.
Grazie. Pensate a quanti ragazzi, compresi quelli del conservatorio, che non sono tornati. Anche a Napoli è stato ricordato che io ho fatto il conservatorio a Napoli con Gangi, e all'ingresso c'è una lapide bronzea con i nomi dei ragazzi. Il viaggio del Milite Ignoto compiuto nel 1921, la bara del soldato che rappresentava i 650.000 caduti italiani, quel treno diretto a Roma. Era a Triestina, si chiamava Maria, madre del caduto Antonio Bergamas, uno dei 2.000 volontari partiti da Trento e Trieste, allora dominata dagli austriaci, che l'imperatore mandava a combattere in Europa un po' ovunque. Nella lettera che il giovane lasciò alla madre per spiegare la scelta di andare a combattere con gli italiani, Antonio scrisse: «Perdonami per il dolore che io ti reco, a te, a mio padre, a mia sorella. Ma credilo, mi riesce di 1.000 volte più dolce morire in faccia al mio paese natale, per la patria mia naturale, che morire altrove». Il figlio di Maria cadde sul Carso nel 1915, mai identificato. 7 anni dopo la donna fu portata nel Duomo di Aquileia, davanti a 11 bare di ragazzi sconosciuti come suo figlio. Si tolse lo scialle nero e con decisione lo posò sulla seconda bara e mormorò: «Eccolo». A quel punto, come prevedeva il cerimoniale, cercarono di portarla fuori, ma lei volle salutare anche gli altri, come per farsi perdonare di non aver scelto loro. Oggi Maria riposa nel cimitero di guerra di Aquileia, accanto a quei 10 ragazzi, anch'essi militi ignoti, con una propria madre. Per questo lungo viaggio una donna mi ha scelto, si chiama Maria, mi ha scelto tra 11 bare. In questo momento tutti mi onorano, anche se sono eroe per caso. Nessuno conosce il mio nome, il suo figlio ero soldato, forse ero un eroe, forse no. Ecco, il treno è partito, la mia destinazione sarà Roma, città che forse non ho mai visto. Ad ogni stazione una fermata, ad ogni stazione ci sono bandiere, un picchetto d'onore, una banda che suona la canzone del Piave, che tutti abbiamo amato. Ad ogni stazione la gente mi guarda e non parla, spesso si mette in ginocchio, molti sono curiosi, c'è chi piange, forse ha perso un figlio, un marito, un padre. Attraverso pianure, boschi dalle foglie ingiallite d'autunno, attraverso valli, montagne, gallerie, ponti, finalmente sono alla stazione di Roma, una gran folla. Poi via verso Santa Maria degli Angeli per una notte veglia solenne. Il giorno dopo il corteo procede lungo via Nazionale fino a Piazza Venezia. Ecco, il palazzo bianco là in fondo sarà la mia dimora. Ora vengo scortato da generali e soldati, perfino dal re, da tantissime vedove, insieme ad orfani di questa assurda guerra appena finita. Questa è la mia nuova casa, una casa di lusso, con l'onore della banda musicale a suonare ancora la bella leggenda del Piave, che in trincea sosteneva il morale di noi soldati. Il Piave mormorava cammella ciclo al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontina, per far contro il nemico una barriera. Nudi passarono nella notte fa, tacere bisognare, andare avanti. Subiva il canto dalle amate sponde, sommesse lieghe il mormorio dell'uomo. Era un passaggio dolce, lusinghiero, il Piave mormorò: «Non passa lo straniero». Ma in una notte buia si parlò d'un fosco evento, e Piave arriva a dire lo sgomento. Ai quanta gente ha visto venir giù lasciare il tetto, per l'onta consumata a Capretto. Profughi ovunque da lontani monti, veni
venivano a credere tutti i suoi conti, superato dal buio la nasconde, e come il piano che fruttava l'onde, era un giorno la doccia e così indietro, che piave murmurò, ritorna lo straniero. Ritorno il nemico per l'orgoglio e per la fame, voleva sfogare tutte le sue brame. Vedeva il piano aprico di lassù, voleva ancora sfamarsi e ripudiare con l'amore. No, disse il piave, no, disse il refame, mai più un nemico faccia un passo avanti. Si vide il piave di toccare le sponde, e come infatti combatte la bonde. Rosso del sangue del nemico altero, il piave comandò indietro va straniero. Dietro il giorno il nemico fino a Trieste, fino a Trento, e la vittoria sciolse gli ali al vento. Fu sacro il patto antico tra le schiere fu rompisti, risorge l'omertà di Sauri e Battisti. In Francia finita di comodone, le forche l'armi del piccatore, sicuri l'arte delle scuole, e già quel piave si placcano l'onde. Sul patio suo vittitore di imperi, la pace nel profondo, appresso gli stranieri. Piave mormora, ma calmo e placido al passaggio, dai primi fanti il 24 maggio. Intanto Michele Ascolese, Sonia Maurer, il giovane Fabrizio Salvemini, Speranza della musica italiana, quella signora Anni che mi fa impazzire a me. Lucilla Galeazzi. Galeazzi. Sandro Petrone, che conosco da molti anni, io non so se è lui perché è un bravo musicista e canta, non so se è un cantautore prestato al giornalismo, al TG Rai, o è un giornalista Rai prestato alla musica. Sandro Petrone. E poi niente, volevo ringraziare intanto il generale Mario Busceni, anche il generale Antonello Falconi e il mio amico grande giornalista Nicola Squitieri, presidente dell'Associazione Internazionale Guido D'Orso per le eccellenze meridionali.